Ciao ragazzi, oggi voglio fare un video molto più informale rispetto al solito. Non voglio chiamarlo vlog perché la sola parola mi fa abbastanza schifo. E voglio spiegarvi il perché, dato che molti me lo chiedono, sto facendo squat tutti i giorni. Non sono un pazzo, lo squat tutti i giorni è qualcosa che non mi sono inventato io e l'hanno fatto migliaia e migliaia di atleti nel corso dei decenni e degli ultimi anni anche. E voglio semplicemente riportarvi la mia esperienza e se vi piace il video fatemelo sapere, magari di settimana in settimana o anche un po' più spesso posso aggiornarvi con un breve video riguardo a questa esperienza. Però perché lo sto facendo? Penso che serva, sia indispensabile per farmi migliorare di squat rispetto a quanto faccio adesso? No, la realtà è che lo sto facendo per vari motivi che non sono necessariamente per quanto penso di migliorare in breve tempo. Allora, innanzitutto c'è da dire che amo la scienza, amo studiare, amo i dati, amo le statistiche, amo gli studi, ma amo anche mettere in pratica e testare cose diverse. Quindi, così come ho testato lo shake, così come ho testato lo starting strength, così come ho testato una miriade di programmazioni di powerlifting e di bodybuilding nel corso degli anni, al tempo stesso voglio continuare ancora oggi, nonostante io faccia le mie programmazioni da solo prevalentemente ormai. Testare comunque metodi diversi, approcci diversi, proprio perché mi diverte testarmi e provare cose nuove, vedere come reagisce il mio corpo e la mia mente a questo. Questo è uno dei motivi principali per i quali sto facendo lo squat tutti i giorni, sono al settimo giorno consecutivo. Un altro dei motivi principali per i quali lo sto facendo è più per qualcuno di voi sicuramente non la prenderà seriamente la questione, ma io sì, per aumentare la, tra virgolette, forza mentale, o meglio, penso che darsi delle regole, darsi delle imposizioni a livello anche fisico, oltre che mentale, tutti i giorni possa aiutare a crescere come persona. E quindi uno di questi modi può essere anche una cosa così assurda come può essere il fare squat singole pesanti tutti quanti i giorni. Aumenta la disciplina, aumenta il carattere, aumenta la forza mentale e quindi lo sperimento anche per questo motivo. Voglio crescere anche sotto questo punto di vista e penso che la disciplina, la dedizione totale, il focus, la concentrazione siano tutte cose molto importanti sia per quanto concerne il fisico che per quanto concerne la mente. Ed un atleta deve avere logicamente entrambe le componenti, non solo un atleta, anche una persona secondo me deve avere entrambe le componenti. Quindi questo è il secondo motivo principale. E nulla, conto di aumentare la forza, spero che regga il mio fisico perché ho avuto diversi problemi in passato alle ginocchia, ho dei problemi che mi trascino dalla nascita alla schiena, ma nonostante questo per ora mi sto sentendo molto bene e nonostante questo io riesco sempre ad allenarmi in maniera praticamente asintomatica. La prima settimana è finita, mi sto trovando benissimo, l'ho presa molto alla leggera inizialmente, nel senso che i primi giorni ho fatto degli squat non eccessivamente pesanti e penso che di giorno in giorno probabilmente si farà sentire sempre di più, ma arrivato a un certo punto il corpo teoricamente si spera dovrebbe abituarsi e cominciare a reagire molto bene a tutti questi squat tutti i giorni. Questo era soltanto un brevissimo video di presentazione. Se mi segui su Instagram @nicolasomigli.it lo sapevi già che sto squattando tutti i giorni e se vuoi capire un po' di più del metodo o da dove prendi ispirazione, ho appena pubblicato il video sul metodo bulgaro e ti consiglio di andare a vedere se ancora non l'hai fatto. Ma soprattutto, se ti può interessare la questione, vuoi un reportage giorno per giorno, settimana per settimana, quello che è di questa mia breve e pesante esperienza, fammelo sapere nei commenti sotto al video, lascia un like e se ancora non l'hai fatto, come sempre, iscriviti al canale. Buon allenamento!